Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi andremo a fare l'impasto della sfoglia delle lasagne con farina e uova. Per facilitare il lavoro useremo la macchina per fare la pasta. Poi le andremo a bollire, esattamente come facevano le nostre nonne. Iniziamo. Su un tavoliere mettiamo 500 g di farina rimacinata, ovvero semola di grano duro. Facciamo un buco al centro e versiamo 5 uova. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Aggiungiamo un cucchiaino da tè di sale e andiamo a mescolare. Prima le uova al centro e poi man mano raccogliere la farina ai bordi. Questa operazione io la faccio semplicemente con le mani. Voi potete usare anche un cucchiaio o una forchetta. Alla fine raccogliamo tutta la farina intorno ed andiamo ad impastare, fino a quando avremo un impasto liscio ed omogeneo. Questa lavorazione durerà al massimo 5 minuti, anche perché useremo la macchina per fare la pasta dopo. Copriamo l'impasto omogeneo con uno strofinaccio da cucina e lasciamolo riposare per 10 minuti. Dopodiché scopriamolo, andiamo a lavorare soltanto 2 minuti di nuovo l'impasto, tagliamo a tocchetti e stendiamo aiutandoci con un mattarello. L'altezza deve essere massimo 2-3 cm. Una volta pronti i tocchetti, andiamo a lavorarli nella macchina. Prima al numero 1, pieghiamo bene la sfoglia, ripassiamo in macchina e facciamo questa operazione almeno 4 volte. Sempre al numero 1 della macchina. Poi al numero 3 passiamo la sfoglia una volta sola. Numero 4 anche una volta sola, fino alla fine al numero 5. Dopo aver lavorato la sfoglia al numero 5, è pronta, lo spessore è ideale per le nostre lasagne. Adesso possiamo tagliarle, io però non lo faccio e vi spiego dopo perché. Posiamole su un tavoliere di legno ed ecco qui, le nostre sfoglie sono pronte. Adesso passiamo alla bollitura. All'interno di un recipiente mettiamo un piatto all'incontrario, e cioè con il fondo sopra. In una pentola capiente mettiamo 5 litri di acqua e sale quanto basta. Chiudiamo e lasciamo bollire. Appena l'acqua bolle, versiamo dentro le sfoglie delle nostre lasagne. Mescoliamo con un cucchiaio di legno e lasciamo cuocere per circa un minuto, non di più. Le lasagne devono essere al dente. Togliamo dall'acqua con un cucchiaio di legno la sfoglia e mettiamola sul piatto della bacinella. Mentre lasciamo raffreddare, immergiamo nell'acqua l'altra sfoglia. Appena tiepida, mettiamo la nostra sfoglia su una tovaglia in cotone e continuiamo ad immergere e togliere le altre sfoglie. Adesso passiamo al taglio. Se tagliavamo le sfoglie prima, c'era il rischio che, siccome erano troppo piccole, si potevano rompere dentro l'acqua bollente. Mentre le prendevamo, la lunghezza è a vostra discrezione. Io non butto via gli angoli, anche perché quando cucino la solita lasagna, mi serviranno per il bordo della teglia. Facile, vero? Con un'ora del mio tempo ho preparato la sfoglia fresca della lasagna che userò durante le feste.
Nel prossimo video vi farò vedere come conservare in congelatore ed essiccazione la sfoglia.